Salve carissimi amici, tutto ben? Bentornati nella soffitta di camera mia. Come avevo già brevemente anticipato in qualche video sparso random, prima o poi avrei cominciato a leggere qualcosa di relegato, dedicato al mondo Marvel. Mondo Marvel che col nuovo rilancio mi ha in un qualche modo, non dico costretto, ma mi ha indicato un paio di testate che mi hanno perlomeno incuriosito. Partiamo quest'oggi con una delle due, ovvero sia Spider-Gwen. Spider-Gwen numero 0. Gwen Stacy è Spider-Woman. Cercherò di mettere le immagini, quindi cercherò di metterle qui alla mia destra, quindi vedrete qua alcune immagini tratte da questo numero 0, che altro non è che la ristampa di The Hedgehog Spider-Verse numero 2, il secondo numero di questa collana secondaria alle vicende di Spider-Verse, arco narrativo pubblicato durante lo scorso anno in America e forse anche in Italia, non so bene quando è stato pubblicato, pubblicato nel 2014, quindi in realtà in America un paio di anni fa, e che introduceva questo personaggio, per l'appunto Spider-Gwen. È stato rinominato così dai fan, da quello che ho capito, perché dopo questo numero erano rimasti veramente folgorati da questo personaggio. Un personaggio che è Gwen Stacy, ma siamo in una terra alternativa. Una terra alternativa dove tutto è possibile, dove tante cose sono diverse rispetto alla Terra 616, dove operano i personaggi ordinari dell'universo Marvel. Quindi una serie che, a mio parere, non avrà vita troppo lunga, per quanto il personaggio possa essere interessante. Ai testi abbiamo Latour e Disegni Rodriguez, una coppia che è stata riproposta anche per quella che è la serie dedicata al personaggio di Spider-Gwen. Qui la vediamo all'opera nella sua primissima avventura, una mera introduzione a questo personaggio, poi collegato all'evento Spider-Verse in un qualche modo che non vi dirò, ma che ho trovato fresca, divertente, frizzante, veloce, una storia molto molto semplice dove ci vengono mostrate sì le origini di Spider-Gwen, ma anche anticipato quelli che sono in un qualche modo i rapporti tra questo nuovo personaggio e il cast di comprimari che abbiamo intorno a lei, suo padre in primis, il poliziotto che deve arrestare, deve fermare questo vigilante che opera per le strade di New York, senza sapere che è sua figlia, fondamentalmente. Tre sono, a mio parere, i motivi che hanno avuto fatto portare al successo questo tipo di personaggio. In primo luogo, il fatto che sia un personaggio femminile e in un universo dedicato a personaggi maschili, una ventata di freschezza, una freschezza diventata, stavo per dire, una ventata di freschezza che è sicuramente gradevole alla vista e che può sicuramente interessare tanti tanti ragazzi. Un look minimale ma comunque ben fatto, cioè è un costume veramente molto bello, molto accattivante nella sua semplicità, con questo cappuccio così a me piace un casino questo cappuccio. E terzo, temi vicini all'età giovanile, ma con un atteggiamento un po' più maturo di come poteva essere lo Spider-Man anni 60-70 di Stan Lee, pur ambientato nello stesso contesto. Contesto però attualizzato, reso più vicino al lettore. Quindi un personaggio nuovo che ha potenzialmente tanto da dire, un contesto vicino ai ragazzi, con tematiche però un filino più mature, un costume accattivante, ed ecco che Spider-Gwen, a mio parere, poi non so se c'è stata un'analisi simile in giro per il web o se qualcuno ha studiato il fenomeno, perché di fatto, per quello che ho capito, è diventato un fenomeno. Tant'è che a partire da questo albetto è stata chiesta una serie a lei dedicata, serie che è stata concessa, che è stata rinnovata dopo il Secret Wars, quindi una serie che fa parte di quella che è la nuovissima Marvel, per quanto ambientata in un ambiente extra, in un universo alternativo. In questo albetto qui, oltre a quella prima storia del personaggio, è presente un'altra storiellina breve, ambientata sempre durante lo Spider-Verse, con un'interazione tra Spider-Man
Spider-Gwen e un altro Spider-Man di un altro universo. Non so come sia funzionato Spider-Verse, ma ho capito che in tutti gli universi tutti i Spider-Man si sono dovuti riunire per affrontare una minaccia più grande, fondamentalmente. E qui abbiamo un'interazione piuttosto particolare. E acquisterò a breve anche il primo numero, un albo che in realtà ho acquistato non per me, che invece mi sono trovato veramente, veramente divertito a leggere e che proseguirò, almeno per i primi numeri lo proseguirò, poi vedrò come andrà la testata. E sicuramente un mio primo tentativo di avvicinarmi all'universo Marvel lo faccio in maniera un po' sottobanco con una serie che probabilmente non avrà vita troppo lunga, prima o poi ad uno dei prossimi rilanci non verrà rinnovata, ma che rende piuttosto interessante. Un'ultima cosa, ovviamente, dato che le cose successe sono diversi anche i personaggi dell'universo Marvel. Qui ci viene mostrato, ce ne vengono mostrati due, un paio, che probabilmente verranno ripresi nella serie dedicata al personaggio, che hanno ruoli diversissimi rispetto a quello che è l'universo Marvel tradizionale. Quindi è sicuramente pensata per chi l'universo Marvel lo mastica, lo conosce e che quindi può notare appieno tutte queste dissomiglianze. Ma resta comunque almeno questo zero. Mi do il tempo di leggere il numero uno per darvi un'opinione un pochettino più articolata. Permette anche ai lettori di nuovi neofiti di avvicinarsi e approcciarsi a questo tipo di storia. Quindi quasi quasi ve lo consiglio, il numero zero per provarlo, più che altro forse il numero uno per vedere se effettivamente le promesse che sono state fatte nello zero rimangono tali, e quindi magari leggete prima l'uno, di cui uscirà la video opinione prima o poi, appena lo leggerò e appena avrò finito tutta una carrellata di video che sto cercando di portare avanti. Detto questo, ci vediamo al prossimo video del canale.